cominciamo tipo la luna nera. Quando? Passato. Spacciato. Ah, ho spaccato. Meglio, peggio. Musicalmente quando ho spaccato peggio è stato di sicuro nel 2000 quando mi addormentai sul palco mentre stavo suonando. No, 2001, scusate, con Lil Yael, che suonavo e cantavo la chitarra, c'era un pezzo che era mezzo strumentale, mi ricordo, in cui il bassista battista facevano i cazzi loro, io rimasi così per 2 minuti e a un certo punto mi svegliò un colpo di rullante. Quando ho spaccato meglio, con Nada. Concerto con Nada, forse in Puglia, che fece un concerto tutti, sia io che Ufo che Mota, che Nada, bellissimo. Ora passiamo un po' al presente. Chi faccio saltare nervi? Qua ci vuole in chi faccio saltare nervi senza un domani. Facciamo conto che questo sia un a chi facciamo saltare. Credo all'85% della gente che ho intorno, comunque. Non sempre, Stai però sto migliorando, migliorando, stai facendo migliorando. un forte lavoro. No, io ce l'avevo mirato, io pensavo già a una persona precisa. Oh, UFO, UFO che ci amiamo, odi e t'amo. Litigando, facendo la pace, poi si rilitiga. Via, diamo uno sguardo al futuro. Dove perdonerò di meno in amore, di sicuro. Dove perdonerò di più quando si fa schiaffi. Sì, tanto secondo me fra amici se non ti picchiano tanto c'è qualcosa che non funziona. Siamo alla prossima domanda. Dove mi diverto quasi male? Diamo un po' di pepe. Nei locali. Al di fuori dei tour, che è la mia vita, il mio lavoro è bellissimo, io quando non sono in tour non vado mai a nessuna parte. Non vado mai nei locali o in posti simili, perché sono un pantofolaio di merda e mi piace stare a casa. Mi piace molto stare a casa, mi piace tantissimo stare a casa. Sono un vecchio di merda, odio la gente giovane e odio il casino. Dove mi diverto più spesso. Posso essere davvero triste. Sì, dai, ormai è in casa, avevamo capito. Quando fai 120 da terapia. Vedi troppa gente, tutti No, intorno. no, è una cosa bellissima, però quando giri la chiave nella porta di casa, pensi a vedere Lost, a leggerti un libro, a trombare con la tua figlia. Guarda che baffi in lingua originale, là sono i doppiatori che sbagliarono tutto all'inizio. Baffi in lingua originale è un grandissimo telefilm e ho buttato le fondamenta delle caratterizzazioni dei personaggi come Lost. Guarda, lascia fare. Allora se ne fa un allu, scusate, a questo punto mi ha fatto girare coglioni. Ah, lo devo fare io. Sì, la fa il signor Zini. Girati. Perché ho scordato. Perché ho scordato davanti a tutti? Perché ho scordato da solo. Da solo mi capita raramente di scordare. Davanti a tutti, quando qualcosa non mi piace in modo particolare. Perché Izzo in realtà è una persona buonissima, pur essendo livornese, poi sono tutti livornesi comunque. Dagliene, fagliene vedere, fagliene. Dove sudo Spesso più quasi mai. spesso o quasi mai? Allora, dove sudo più spesso ovviamente è la batteria. Che no, 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 perché a casa c'ho tutto ben ventilato. La mia sofferenza è il bagno. Io in bagno ho un freddo terribile. Posso dire. Allora. Che risposta è? Non No, è no, che non sudi anch'io. quasi mai. Allora, ora in questo bagno di questa casa, cioè lo scalda, come si chiama? Non funziona. Perché sono stati fatti degli allacciamenti sbagliati con i tubi dell'acqua, questo coso non funziona. Quindi nel mio piccolo bagno Si pela dal non freddo. c'è riscaldamento. O uso le stufette come questa che abbiamo davanti. Innanzitutto queste qua ciucciano un sacco di corrente e vanno piano. Allora io. E' qui che tiro in mezzo un mio caro amico che saluto a Los Angeles, da Alex Guadagnoli ho imparato che il fono può essere usato anche per questo. Sì, Cioè che per scaldare il la mattina, letto. il letto, le palle, tutto, davanti allo specchio, così col fono, wow. Ragazzi, questa è vita vera, questa Le parte ore, qua di droghe, bagno, di sempre bambini, freddo. questa è la vita vera.